Ciao a tutti! Allora, sono qua oggi per fare un video velocissimo e ci tenevo a farlo però per non lasciare così il canale in sospeso tanto tempo senza nessuna spiegazione. Comunque, come leggerete anche dal titolo, al momento il canale è temporaneamente sospeso. Il motivo è che sono nuovamente in partenza, come è successo anche di recente, comunque negli ultimi anni. Ho dovuto sospendere il canale per dei periodi perché non ero appunto in Italia, non ero qui. E quindi io partirò per la Spagna per un po' e pensavo di ripartire con il canale circa prima metà di ottobre. Sì, prima metà di ottobre. Quindi è poco più di un mesetto metterlo in sospensione. E andrò appunto in Spagna, non è propriamente una vacanza, non è propriamente per divertimento, ma ci saranno anche occasioni insomma per divertirsi. Quindi per circa appunto un mesetto e mezzo il canale non pubblicherò video, anche perché non me li sono preparata, perché in questi giorni, in queste settimane ho lavorato molto e non ho avuto tempo, poi c'era anche molto caldo. Non ho avuto tempo da dedicare proprio a hobby creativi in generale, quindi non ho creato neanche per me. E sicuramente quando ritornerò a ottobre ci saranno alcune novità, alcune cosine. Una novità sicura è Basta Resina. Evviva! C'è Davide qua, vabbè. Anche lui me l'ha detto, Basta Resina, perché ultimamente io sto creando solo con la resina. Mentre prima facevo tante cose, usavo il fimo, facevo il riciclo creativo, facevo i bijou, adesso è come se la resina fosse diventata la prima cosa creativa veloce che trovo da fare, allora faccio quella lì perché sono pigra. No, basta resina, io so che non ho la forza di volontà perché se me la ritrovo lì uso la resina e allora ho deciso di non comprarla proprio, quindi ho finito, mi manca l'ultimo. Ultime goccine, insomma, della Prochima per finire un progetto che interessa a me, ma non vi farò neanche vedere. E poi dopo partirò con nuovamente il fimo, sicuramente, che mi è mancato tanto. E so che il fimo richiede molto tempo perché va modellato, va cotto in forno e poi tante volte ci sono degli errori, ci vuole del tempo, c'è da disfare, ripartire. E per questo motivo tante volte avevo tante idee da fare anche con il fimo, ma ho lasciato un po' perdere perché avendo poco tempo e avendo voglia di creare, prendevo la cosa più veloce da utilizzare e quella da cui devi dedicare meno tempo, che è effettivamente la resina. Però adesso basta perché ormai mi esce dalle orecchie, ormai non so più cosa fare con la resina, cioè chili di charm che non. Praticamente non finiranno da nessuna parte perché noi non vediamo più. Un'altra domanda che mi avete fatto è per il fatto di Eva 3, che era il negozio che avevamo, qualcuno me l'ha chiesto. Avevo un negozio Eva 3 con tre socie, noi non abbiamo più il negozio Eva 3, non vendiamo più, non creiamo più, non facciamo più i mercatini perché ciascuna di noi ha scelto la propria strada, la propria carriera e questi rimangono hobby creativi che da fare nel tempo libero quando non abbiamo il tempo da dedicare alla famiglia e agli amici, proprio hobby creativi da mettersi lì un'oretta la sera. Questo è e rimarrà per sempre per me il fimo, la resina e quant'altro. No, la resina hai detto basta. La resina ho detto basta per un po', magari tra 6 mesi riparto Oh mio Dio! e magari tra 6 mesi mi verrà qualcosa da fare, ma adesso non lo so, la resina un po' mi ha stufato perché ovviamente nell'ultimo periodo ho fatto solo quello. E quando uno che era abituato a fare le bijou, il fimo, a modellare e si ritrova a fare sempre la stessa cosa, un po' si annoia. E allora per evitare che la mia pigrizia mi faccia prendere di nuovo la resina, io non l'ho neanche comprata. Quindi finirò quello che mi rimane, il pochino che mi rimane per fare un progettino. E poi dopo basta resina per un bel po'. Quindi riparto ottobre, riparto con il fimo, con il riciclo creativo, vediamo i bijou, ci sono tante cose che mi piacerebbe fare, quindi vedrete tutorial un po' diversi di altre cose e sicuramente 100% ritorno al fimo. Quindi niente, per quindi un mesetto e mezzo il canale è sospeso
E niente, ci rivedremo poi la prima settimana di ottobre, la prima metà di ottobre per dei nuovi tutorial con delle nuove cose. Allora, intanto vi saluto e ci vediamo quindi al prossimo video che sarà ottobre. Ciao!